Benvenuto visitatore di mari lontani e colorati. Non aver paura del mio aspetto. Io sono Maverick, l'ultimo abitante di questo posto, che tanto era grande quanto tanto si è dissolto. Vieni, ti porto a vivere una storia vissuta e mai raccontata. Seguimi con attenzione. Si racconta che tanto tempo fa esistesse un'isola nata dall'incontro dell'aria di mare con il sole. Il dio Nettuno che la vide ne rimase così rapito, da così tanta bellezza e armonia, che decise di chiamarla Solaria. Tanta bellezza doveva essere preservata e protetta, e ordinò alle sirene di proteggerla, mentre tutto intorno fece arrivare pesci di tutte le razze, per aiutare la popolazione del villaggio a vivere. La vita scorreva felice nel villaggio, finché una notte una stella più luminosa di tante altre cadde nel mare di Solaria, causando una grande onda quasi a sommergere tutto il villaggio. Tutta la gente impaurita corse, fuori dalle case, fuori dalle botteghe, a vedere quell'evento terribile e corsero immediatamente a prendere le barche per andare nel punto della caduta. Appena giunti, videro con grande stupore uscire dall'acqua vapori, scintille, fumo, mentre tutto intorno onde multicolori si avvinghiavano intorno alle loro imbarcazioni. Erano tutti intimoriti, finché un giovane pescatore, più temerario di altri, prese il coraggio a buone mani e si tuffò, nuotando con forza nel profondo blu, finché non vide, distesa supina sul fondo del mare, una figura, una piccola figura. Era un uomo, molto piccolo, con grandi occhi buoni. Lo prese con delicatezza e lo portò sulla barca. Appena la barca arrivò al villaggio, tutto intorno ci fu un gran clamore. L'arrivo di quella creatura che era scesa dalle stelle mise tanta agitazione nella popolazione. Tutti cominciarono a darsi da fare per conoscere e per aiutare questo visitatore, pensando che fosse un diretto messaggero degli dèi. Il visitatore, grato per l'aiuto ricevuto, decise di trasmettere agli abitanti del villaggio la conoscenza, una conoscenza profonda, misteriosa, arcana, lontana, una conoscenza che desse alle persone la possibilità di poter controllare la materia, di combinare le energie, di poter gestire anche i sistemi di comunicazione col mondo animale e anche con quello delle sirene. La gente cominciò ad acquisire tutte queste informazioni, il villaggio crebbe diventando sempre più bello, sempre più importante, e la creatura si affezionò talmente al posto che decise di rimanere e di chiudere lì i suoi giorni. Alla sua morte, gli abitanti, riconoscenti, gli eressero un tempio, a perenne testimonianza della loro gratitudine e a perenne memoria della sua venuta. Col passare del tempo, però, cominciarono i problemi. Ben presto gli abitanti cominciarono a non seguire più la dottrina dei propri dei e cominciarono a pensare che essi stessi fossero ormai diventati degli dèi. Questo contrariò tantissimo Zeus, il quale osservava da tempo questo villaggio, questo evolversi delle situazioni, e colmi di collera chiamarono Nettuno, che era il naturale protettore del posto, ordinandogli di punire in modo estremamente violento questa popolazione. A malincuore, Nettuno andò e liberò quello che era ritenuto il flagello divino, considerato da tutti il vero punitore degli dèi. In una notte senza luna il dio Nettuno arrivò con la sua biga davanti al tempio, innalzato in onore dell'uomo delle stelle, e invocò il Kraken. Il Kraken arrivò sibilando e gridando, accompagnato da fulmini e tempeste. Il mare cominciò a sommergere tutta l'isola, molti abitanti perirono,
cominciò a colpire con la sua furia ogni edificio, facendo scempio e rovino di tutto. Ma in tutta questa distruzione, un edificio gli si rovinò addosso, intrappolandolo per sempre. Gli abitanti superstiti, presi dalla paura e dello sconforto, cominciarono a pregare e a implorare gli dei di perdonare. E cominciarono a chiamare le sirene, le quali, prese dalla commozione, decisero di salvare quei pochi superstiti rimasti. Una volta raccolti, dissero a questi superstiti: seguiteci, vi portiamo nella nostra grotta per salvarvi, e da lì potrete ritrovare il cammino per le stelle che vi porterà alla salvezza. I pochi superstiti, increduli, le seguirono, nuotando affannosamente e arrivando alla loro grotta. Appena giunti davanti alla grotta, entrarono e passo dopo passo ritrovarono il passaggio tanto enunciato per arrivare alle stelle.